Io sono un giurista positivo, quindi permettetemi di muovere da una vicenda esemplare di natura giurisprudenziale. Il 13 maggio scorso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha pronunciato una sentenza molto controversa, riguardava il caso Gonzales contro Google Spain. Su richiesta di un cittadino spagnolo che si sentiva danneggiato dal fatto che, mettendo il proprio nome nel noto motore di ricerca, comparivano dei link a un suo lontano pignoramento, la Corte europea ha stabilito un principio di grande rilevanza. Quella fattispecie è trattamento di dati personali sensibili, i motori di ricerca ne sono responsabili e devono eliminare dall'elenco dei risultati i dati incompatibili con la normativa europea sulla privacy, anche se questi dati risultano da pagine web pubblicate da terzi, e indipendentemente dal fatto che quella notizia sia diffamatoria o meno. La sentenza cautelativamente precisa che la cancellazione è da valutarsi caso per caso, bisogna vedere chi è la persona interessata, di interesse alla notizia, e che inoltre ciò che va cancellato è il nome, ma non la notizia in sé. Resta comunque il fatto esemplare. Di che cosa ci parla questa vicenda? Ci racconta di un vero e proprio diritto all'oblio che muove i suoi passi e inizia a implementarsi giuridicamente. La rimozione freudiana sarà così oggetto non più soltanto dello studio dello psicanalista, ma anche dell'aula di giustizia. D'altra parte, i giudici saranno solo le forze di complemento rispetto all'oblio, perché il più grande alleato dell'oblio è lo scorrere del tempo. Perché dell'avorio del tempo sui nostri ricordi non è possibile difendersi molto. Vale anche per la memoria collettiva dell'Olocausto. Come ha osservato Alessandro Piperno nel suo libro pubblicato 2 anni fa, Contro la memoria, è ogni istante più vicino il giorno in cui l'ultimo sopravvissuto della Shoah scomparirà dalla faccia della terra. E da quel momento in poi i testimoni verranno sostituiti dai figli e dai nipoti. Non sarà la stessa cosa. Già Primo Levi, nei Sommersi e Salvati, negava ai sopravvissuti il diritto di poter parlare in nome delle vittime. A maggior ragione, l'interdizione al racconto per procura dovrebbe valere per coloro che non possono scoprire un numero a più cifre sull'avambraccio, per la semplice ragione che ogni testimonianza indiretta non ha niente a che fare con la memoria, tutto al più con la letteratura, in taluni casi con la mitologia. C'è dell'altro. Paradossalmente, il pericolo di una rimozione della Shoah può anche essere un effetto collaterale dell'eccesso di memoria della Shoah. La dinamica di questa eterogenesi dei fini è stata denunciata di recente da Elena Lowenthal nel suo libro Contro il giorno della memoria, pubblicato quest'anno. Dice Lowenthal: l'oblio non si fa con il vuoto, ma con il pieno, con il troppo pieno, perché l'oblio è una forma di difesa dall'angoscia, una pulsione di vita. Memoria e oblio, infatti, secondo me, condividono lo stesso spazio e l'eccedenza dell'uno esige sempre una compensazione ad opera dell'altro. In caso contrario, e questa è un'esperienza che facciamo tutti nella nostra vita, quando prevalere l'abuso della memoria, il rischio è quello di subire la sorte della moglie di Lot, di cui ci parla la Genesi. La donna si trasforma in una statua di sale, voltandosi, mostrando così la sorte di coloro che non sanno dimenticare, coloro il cui sguardo resta fisso sul passato, chiudendosi al futuro, essi si immobilizzano e smettono di vivere. Così inteso, l'oblio è un'esigenza irriducibile della vita, che si rifiuta di soccombere sotto il peso inerte di un passato che non passa. Sta qui la sua forza irresistibile. E qui ci viene in aiuto, in soccorso, Freud e la sua teoria sull'elaborazione del lutto, che è un lavoro psichico di lunga lena, finalizzata, ci insegna Recalcati nel suo ultimo libro, L'ora di lezione, a sciogliere il vincolo adesivo che la memoria stabilisce con l'oggetto irreversibilmente perduto. E anche il lutto esige, dopo la sua elaborazione, una dose massiccia di oblio per spingerci di nuovo dentro la vita e per non restare ancorati alla morte e al suo pensiero. Solo così
al volto del soggetto depresso potrà finalmente sostituirsi uno sguardo nuovamente aperto alla vita. Dunque, la lotta contro l'oblio è una lotta impari. Secondo alcuni addirittura è la più tragica delle cause perse. Ora, in realtà, come corpo sociale non siamo disarmati. Qualche strumento per frenare la vittoria dell'oblio lo abbiamo. Il problema forse, a mio avviso, è che abbiamo scelto di usare gli strumenti sbagliati. Amos Luzzatto, nel suo contributo al volume che oggi presentiamo, classifica gli strumenti della memoria collettiva in tre categorie: gli strumenti statici, i monumenti, la toponomastica, gli strumenti rituali, le celebrazioni, la recitazione memoriale, gli strumenti analitici, i documenti d'archivio, le ricerche storiche e sociologiche, le testimonianze dei superstiti, e dice chiaramente che questi ultimi devono essere privilegiati. Io credo che le curatrici del nostro volume siano d'accordo con lui. Infatti, ciò che rende preziosa, peculiare l'esperienza più che decennale delle iniziative realizzate il 27 di gennaio all'Università di Ferrara è la scelta ostinata e contraria di porre l'evento della Shoah e le sue cause e le sue conseguenze non sul piano della memoria, ma sul piano della storia. Vedete, storia e memoria sono parenti serpenti, appartengono alla stessa famiglia, ma non sono né sorelle né gemelle. Tutto le oppone. Come ci insegna Pierre Nora, la memoria è sempre in evoluzione, soggetta a tutte le utilizzazioni e manipolazioni. La storia è la ricostruzione sempre problematica e incompleta di ciò che non c'è più. Carica di sentimenti di magia, la memoria si nutre di ricordi sfumati. La storia, invece, in quanto operazione intellettuale e laicizzante, richiede analisi e discorso critico. La memoria colloca il ricordo nell'ambito del sacro. La storia lo stana e lo rende prosaico. Dovessi sintetizzare tutto questo in 140 caratteri, in modo da star dentro un cinguettio come va di moda da Palazzo Chigi in giù, si potrebbe dire così. La memoria si fonda sull'io narcisistico e autoreferenziale. La storia segue invece il più mite, ragionevole e laico, secondo me, sempre suscettibile di falsificazione in evidenza uno statuto epistemologico che la storia condivide con tutte le scienze umane. Fa bene dunque il rettore nella prefazione al volume a parlare di raccolta ragionata. Tale infatti si presenta il volume già nella sua struttura, che non è banalmente appiattita sull'ordine cronologico delle annuali iniziative ferraresi. Con scelta molto intelligente, Marcella Ravenna e Giuditta Brunelli hanno preferito una tripartizione tematica, hanno trovato il modo di tagliare trasversalmente 13 anni di attività a Ferrara e dunque la genesi dei fenomeni sociali distruttivi e la costruzione dell'ideologia razzista, è la parte prima, l'ebraismo italiano e le leggi razziali, la parte seconda, la memoria e l'interpretazione della Shoah, la parte terza. Si aggiunge poi una quarta parte archivistica di locandine e foto delle iniziative realizzate. Ora, è difficile di solito parlare di un volume collettaneo, eppure secondo me non è difficile in questo caso trovare un filo rosso che colleghi i 14 contributi ospitati nel volume, che è innanzitutto un filo rosso metodologico, e cioè il ricorso a strumenti razionali della ricerca empirica. Questa è infatti la metodologia degli studi di psicologia sociale di Marcella Ravenna, coadiuvata anche da Alessandra Roncarati, i cui risultati vengono illustrati in 4 contributi ospitati nel volume. Ma l'approccio empirico si trova anche nei contributi più vocati alla ricerca storica in senso lato, con una particolarità che anche Laura Fontana ha notato. Anch'io ho letto il libro, di solito i professori universitari non leggono mai libri per non farsi influenzare, però in questo caso ho fatto un'eccezione. E qual è questo filo rosso? Qual è questa peculiarità? È che nel corso degli anni, a Ferrara, nell'Ateneo di Ferrara, è stato possibile ascoltare prolusioni non reticenti sulla grave e vergognosa corresponsabilità del mondo universitario e dell'Università di Ferrara in particolare nella politica razziale fascista. Il volume
dà testimonianza ampia di questo. È il caso del saggio di Giorgio Boatti, dedicato alle ragioni dell'oblio storiografico, sceso come una cappa di piombo per oltre 60 anni sulla biografia dei soli 12 docenti universitari che rifiutarono fedeltà al fascismo. Ad essi, per amore di verità, Giuditta Brunelli nel suo contributo aggiunge anche un tredicesimo nome, non c'è nessun conflitto di interessi, Ignazio Brunelli, che nel dicembre del 26 rifiutò il giuramento di fedeltà al re, in un gesto che anticipa anche nelle conseguenze la perdita della cattedra universitaria, quella che i suoi 12 colleghi faranno solo poi, nel 1931. I vivaci contributi di Alessandro Somma, Chiara Volpato, Paolo Veronesi ci restituiscono lo spaccato di un ateneo ferrarese che, all'indomani dell'entrata in vigore delle leggi razziali, si libera di alcuni dei suoi più illustri docenti: Aldo Luisada, medico patologo, Vittorio Neppi, giurista, Angelo Piero Sereni, giurista, Cesare Tedeschi, medico, Maria Zamorani, pediatra. Contemporaneamente è lo stesso ateneo che culla i suoi astri nascenti nella costellazione degli accademici impegnati a dare base scientifica alla dottrina della razza, come Lea Meriggi, giurista, e Mario Francesco Canella, medico e antropologo. In quegli anni la nostra università, caro rettore, non si è negata proprio nulla nello sforzo di testimoniare la sua omogeneità al regime fascista, neppure l'istituzione di una delle prime scuole post-universitarie di perfezionamento in discipline corporative. L'Ateneo agiva così come protesi della città, particolarmente alacre nella fedeltà alla dottrina della razza. A Ferrara in quegli anni si legge il Corriere Padano, quotidiano fondato da Italo Balbo, che contribuisce a trasformare in senso comune l'ideologia razzista, come dimostra il saggio molto bello di Marcella Ravenna e Alessandra Goncarati. A Ferrara siede un prefetto che, come ci racconta Paolo Veronesi nel suo contributo, apre la caccia al docente ebreo addirittura in anticipo di un anno rispetto all'entrata in vigore delle leggi razziali del 38. Ed è la stessa Ferrara che fa da sfondo al romanzo emozionante e intelligente di un caro amico e autorevole collega ferrarese, anche se d'adozione come me, che è Guido Barbugliani, Questione di razza, Mondadori 2003, che inviterei tutti a leggere con l'intensità che merita. Tacendo d'altro, quella razziale è anche una legislazione tragicamente stupida, tanto da originare i cortocircuiti normativi, testimoniata ad esempio dalla labirintica vicenda accademica di Cesare Musatti, ricostruita nel contributo di Roberto Finzi, che pure Musatti ebreo non era, ma aveva un nome ebraico e soprattutto pericolosamente ebraica, venne considerata dal senato accademico patavino la scienza che insegnava. In ragione, si legge nella delibera con cui il senato di Padova nega la chiamata all'università di Cesare Musatti, in ragione dell'indirizzo spiccatamente psicoanalitico del suo corso. Ora, io non so quanto sia diffuso un simile lavoro di verità come quello che è stato fatto a Ferrara. Posso però attestare che la scelta di verità compiuta in questo ateneo raddrizza il legno storto della legge numero 211 del 2010, cui ho avuto modo di dare un fatto oggetto del mio contributo nel mio volume. Legge che secondo me, nelle sue parti simboliche, tende a accreditare l'idea degli italiani brava gente, cioè occultando la corresponsabilità italiana alla politica razziale prodromo dello sterminio di massa. È vero per la scelta del giorno della memoria. Non fu scelto il 16 ottobre, quando nel 43 furono rastrellati nel ghetto di Roma gli ebrei per poi deportarli. È vero per il titolo della legge, che recita così: istituzione del giorno della memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti, come se fosse colpa soltanto del Partito Nazionale Socialista dei Lavoratori Tedeschi. E vi dice niente che in tutta la trama normativa della legge non compaia mai una volta la parola fascismo? Resto convinto che queste amnesie legislative nascano da quella che Mark Bloch chiamava smemoratezza patteggiata, necessaria per ottenere un voto unanime in Parlamento.
Guardate che quella stessa smemoratezza patteggiata, faceva riferimento Laura a questo, riprendo il punto, che carsicamente riemerge di volta in volta nel dibattito pubblico. A me ha colpito, ad esempio, che negli esami di maturità del giugno 2011 la traccia per il tema d'italiano prevedesse un brano di Primo Levi sulla Shoah, cui venne accostato però un brano sulle foibe. In nome di un improbabile equilibrio bipartisan che avrebbe ben potuto tradursi nel seguente sottotitolo esplicativo: a destra furono cattivi, però anche a sinistra non scherzavano. Ora, l'esperienza ferrarese in questi 13 anni si è caratterizzata dunque per una felice scelta di metodo e di contenuti, sempre attenta a evitare la tentacolare trappola della emotività irrazionale. Rettore, vale anche per ciò che non c'è, e cioè per le performance teatrali che hanno sempre accompagnato le giornate della memoria e che comunque nel libro vengono restituite con alcune fotografie. Pensateci un attimo, l'arte e quindi anche il teatro fa creazioni che non sono mai concepite per la massa. L'arte e quindi anche il teatro interpella ogni singolo spettatore. Non si accontenta del suo ascolto passivo, pretende lo sforzo dell'interpretazione finalizzata alla comprensione, esige un lavoro intellettuale che va oltre la visione dello spettacolo. È così che l'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza ogni 27 gennaio è diventato un palco dove sono andate in scena la fatica dell'attore e dello spettatore, al di fuori di ogni liturgia commemorativa. Purtroppo, non è questa la scelta indotta con la legge numero 211 del 2000, istitutiva del giorno della memoria. Perché comandare per legge il ricordare significa, e cito dal contributo di Giorgio Boatti, sposare una liturgia legislativa della commemorazione istituzionalizzata, accettando così il rischio di rendere un pessimo servizio alla efficace e veritiera trasmissione delle esperienze tra le generazioni. Come la commemorazione può diventare un giorno parola vuota, così anche la memoria condannata per legge, per una ragione molto semplice, perché standardizza il passato, canonizza l'evento ricordato, lo sottrae all'analisi critica e alla possibilità di percorsi interpretativi alternativi. Lo sigilla, lo consegna in una storia ufficiale e così l'oggetto del ricordo perde la sua carica propulsiva, subisce una progressiva astrazione e si trasforma in stereotipo. L'esito è trasformare la storia in mito. Lo segnala il suo bel contributo Massimo Giuliani, quando osserva che ormai Auschwitz è una sineddoche. Cito: Auschwitz rappresenta tutto ciò che intendiamo oggi quando usiamo il termine male. Un'azione assolutamente malvagia che non lascia spazio né alla spiegazione né all'espiazione. Ma così disostata e disincarnata, secondo me, così alienata dalla dinamica della storia, l'esperienza del Lager evapora. Ne resta solo il racconto, ma non più la memoria, perché la memoria, come scrive Amos Luzzatto, comporta sempre la fatica delle connessioni. Io credo che la città di Ferrara possa fare argine a questa deriva. Abbiamo il MEIS, il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah. Rammento a tutti che quando il Parlamento ne votò la legge istitutiva, la numero 91 del 2003, venne approvato in Senato un ordine del giorno che impegnava il governo, cito, a elaborare un progetto per l'individuazione di tutti i luoghi che furono sede di campi di concentramento in Italia, circa 200, e a farsi promotore di un percorso della memoria capace di collegare e di segnalare tutti quei siti da riprodursi poi con modalità multimediali all'interno dell'istituendo museo. Io spero che venga realizzato all'interno del MEIS. Spero non si perda a memoria di tale impegno che allora il governo fece proprio. Questo infatti, e chiudo, è il cardine di tutto a mio modo di vedere. Solo tenendola ben piantata nella storia, l'evento della Shoah può essere realmente compreso. Compreso etimologicamente vuol dire preso con sé. Perché questo dovrebbe essere, secondo me, il senso della giornata della memoria. Non un atto di omaggio postumo agli ebrei sterminati, cui nessuno non potrà mai più restituire nulla.
e neanche ai loro eredi, che per ricordare non hanno certo bisogno di un giorno della memoria, bensì la comprensione, la presa con sé, la presa in carico da parte dei carnefici e dei loro complici, cioè tutti noi europei, di ciò che è avvenuto nella propria città, nel proprio paese e nel proprio continente, e non altrove. Perché la Shoah è roba nostra, purtroppo. E da giurista devo ricordare che è un principio generale del diritto penale, quello secondo il quale non impedire un crimine che si ha il dovere di evitare equivale a cagionarlo. Se questa è la corretta direzione, almeno a Ferrara è stata intrapresa e percorsa in questi anni la strada giusta. Il mio augurio è che il volume curato da Marcella Ravenna e Giuditta Brunelli, cui deve andare la nostra riconoscenza, possa rivelarsi un utile navigatore satellitare anche altrove. Grazie. Ringrazio il rettore, soprattutto ringrazio voi che insomma siete stati qui fino a 1:30, quindi è stato un bel lavoro anche da parte vostra, e speriamo di vederci alle prossime giornate della memoria all'Università di Ferrara. Grazie.